Questo video è fortemente sconsigliato agli appassionati di tecnologia e di modding dei PC. Un'eventuale visione di questo video può comportare la perdita di capelli, sanguinamento ai capelli, un sanguinamento alle mani dei capelli, del mouse e della tastiera dei vostri computer. Un computer avvisato, un computer mezzo salvato. Benvenuti nel mio bravissimo video! Benvenuti nel mio bravissimo video! Oggi andiamo a costruire un computer. I componenti che abbiamo usato in questo computer sono una tastiera e un mouse. Basta. Poi c'è un processore i7-8700K, una bestia. Poi, visto che sono povero, solo 8 GB di RAM. Un RX580, 8 GB versione Nitro. RGB RGB tutto, praticamente gli FPS, una Mobo Z370, un SSD della Samsung, un altro della Kingston, un dissipatore RGB, uno, come cazzo si chiama questo? Alimentatore, vedi? Un alimentatore e un case. Smantelliamo il nuovo PC per fare un nuovo PC. Quel cappello di casa. Si vede che è mio. Ci sono troppi cavi, mi devi aiutare. Ho una sorpresa. Ta-da-da-da. È una scheda per il wifi della Apple. Pure. Per la funzione handoff. Quello che ho detto, questo sarà un computer sia con Windows che con macOS. Un Macintosh. Però non è tutto, perché ci vogliono delle antenne potenti. Sono più grosse della mia faccia. Ma allora, tu hai detto che voli RGB? RGB? Se gli danno più FPS ovviamente. Quindi lo stacchi. Ah, ok. Prega, PC modulare proprio. Qua c'è gente che lo lascia così, per far passare meglio l'aria. Con i nostri calcoli doveva starci il dissipatore con 3 mm di spazio ancora. Con i nostri calcoli. Esatto. Sì, comunque questa è la nostra scheda madre. Apriamo. Prima togliere l'involucro. Chiamo il case. No, qua. Questa statica, amore. Mio figlio poteva morire. Questo qua se ce lo scordavamo e ce lo vedo. No, no. Se questo qua se te lo scordi. Sì, c'è molto perfetto. Le mie sventole sono puntate in su. Ah, sì, c'è molto perfetto. Ma c'è proprio un coso morbido. È morbidoso! Proprio morbido. Il mio era quello per i poveri, cioè era tutto ferro, mi sono tagliato le dita. Quello lo tira fuori, giusto? Sì. Quindi qua buttiamo dentro. Qua il radiatore che mettiamo sopra, facciamo anche lui che butta fuori. Sì, facciamo qua da butta fuori. Ma figlio, usate i tecniti canori, dove? Non è, ma... Molto bene, no, canto ora, non finirò. Vabbè. È stato possibile all'inizio della... Beh, raga, fantastica, proprio bella. Hai visto quanto è figo? Ma sinceramente fa caccare. Si stocca. Ma come io sono proprio il cieco. Sono cieco. C'è anche il manuale. Carlo, sai quante volte che ho usato il manuale? Io quello del case ho usato. Perché cazzo non sapevo più nulla. Visto che non si dice cazzo, però... Però non tagli fuori il pezzo dove dice italiano fuori il pezzo, cazzo. No, no. Ah, ma il... Instructions a cosa serve? Cioè dai. Più distruzione del bidet. Come si usa il bidet? Non so, in Romagna non c'è. Ecco perché il terzo è. Gamer Storm, proprio RGB maximum overpower, no? Bello. Fai vedere il pubblico. Radiatore, bellissimo, bellissimo radiatore. Guarda quanta RAM c'è, RAM, ecco dove la RAM. Perché l'ho preso? Perché si illumina. Ma non si dice vita? Viti, vita? Vita. Quella viti? Quella vita, dei viti. E io sinceramente non ho idea di che cosa fare con il radiatore. Cazzo, si attacca il radiatore? Questo che cazzo è? Come cazzo ci attacchiamo il radiatore? Ah no, ma è soppirlo vecchio. Sì.
Intanto come funziona? Perché qua vedo dei pezzi in metallo. Dio Cristo. Alla Madonna. Leggerà. Mi piace questa parte. Fra, io te lo giuro, io sono stato qua mezz'ora a ficcarla dentro. E di solito sono bravo qui. Lascio il link del ragazzo. Beh, ma qua è piccolino, vecchio. Sei sicuro che quello è il buco? Sembrava troppo piccolo. C'è un buco largo. Forma. Gay. I nostri calcoli doveva starci dissipatore con 3 mm di spazio ancora. Con i nostri calcoli. Esatto. Il gioco non funziona. Ah bello, guarda. Però metà peperoni e l'altra metà patatine e salsiccia. Questo. Cosa sono sti? Ah, RGB, è vero. Sto lavando. Qua ci sta? Non è che dopo non ci sta, eh. No.